Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video prodotti terminati di luglio. Ragazze, il tempo sta assolutamente volando. Oddio, io che amo l'estate, poi mi viene già l'ansia del freddo. Allora, questa volta ho finito davvero, davvero tantissime cose. Ho terminato della linea Sensitive Camomile di Yves Rocher, la crema detergente. Io amo questa linea qua, la camomilla, buonissima, l'avevo iniziata con il freddo e vi assicuro ragazzi che dopo una giornata fredda, ma la profumazione è buonissima, deve essere stata sostituita però se non sbaglio perché mi pareva fosse un fine edizione. Comunque vi dicevo che in inverno tra il freddo fuori, il riscaldamento dentro eccetera eccetera mi si arrossava la pelle, quindi alla sera mi facevo una bella impomatata di questa qua, mi lavavo la faccia e poi mettevo la sua crema. Fantastica, ma l'ho anche utilizzata adesso in estate, dopo specialmente l'esposizione al sole, magari sapete, vi tira la pelle, vi bruciate un po' di più, vi scottate. Fantastica, davvero fantastica. Secondo me è più adatta solo in queste occasioni qua, cioè o quando c'è freddo o nel periodo estivo, perché ragazze, poi si suda, quindi tende a non tirare via magari l'eccesso di unto e cose così. Ecco, però mi è piaciuta davvero tanto. Di Coco Cera, non so se voi avete mai provato o sentito di questa ceretta qua, ma vi consiglio di online scrivere Coco Cera e di guardare. È una rivoluzione della ceretta. Io ho avuto problemi con la ceretta classica. Ho detto, ma sì, proviamo l'ultima sponda, no? L'ultima spiaggia. E questa qua, ragazzi, è tanta roba. È davvero indolore, vi assicuro che è indolore. Zero irritazione, dato anche alle pelli davvero più sensibili. Quindi comunque informatevi. Se volete vi faccio un video apposta. Lasciatemi poi un commento che in caso vi faccio un video apposito su Coco Cera. E magari potrei chiedere anche alla mia estetista quando andiamo se facciamo un video insieme, così anche lei vi spiega o magari vi fa vedere come funziona Coco Cera. Fatemi sapere se vi interessa. Appunto dice l'originale ceretta brasiliana per pelli delicate. Questo qua è un siero Revita d'azione post trattamento azione lenitiva. L'ho terminato, buonissimo. Tra le altre Lince è fatto davvero bene, profuma di cocco, ma Lince è perfetto. Io quindi me ne sono innamorata doppiamente. Ho finito questi dischetti di cotone, i quadrotti 60 pezzi, questi qui, e il Cotton Plus. Ragazzi, cosa dirvi, senza arte né parte. Ho finito dei deodoranti Neutro Roberts asciutto zero alcol con legno d'iris e mandorla, super profumato, però ho notato che teneva poco la sudorazione, però davvero profumato, quello sì. E il mio solito Neutro Roberts, questo qui bianco, ma li utilizzo anche di vari colori ed è sempre una garanzia. Ho finito BioPoint, lo shampoo riparatore dopo sole, adatto a tutti i tipi di capelli. Questo qua l'avevo trovato su un giornale, lascia i capelli morbidi, molto profumato, devo dire. Non vi posso dire se effettivamente lava bene, perché qua i capelli ci se ne lava un giorno sì e l'altro pure, quindi boh. Poi ho terminato questo Maintenant che mi avevano dato in omaggio alla saponeria, l'avevo pagato 1 euro, adesso non mi ricordo, c'era la promozione. Buono, lava bene, l'unica cosa è che ha lo zucchero, quindi io non utilizzo i dentifrici con lo zucchero. Ho finito della Misha la maschera al tea tree, buona, insomma, dai, abbastanza. Della Geomar argilla bianca fiori di malva, Geomar mi piace tanto per quanto riguarda le maschere. Alla canapa di Balea, questa l'ho amata assolutamente. Se dovessi tornare al DM farò un po' di scorta di quelle maschere lì alla canapa perché sono davvero buone. Questa qui al cocco, anche questa valida. SOS Water Balm, l'ultima arrivata tramite Privalia, la campagna coreana. Non male ragazze, però è stata la prima ad essere utilizzata. Il tessuto secondo me è un po' piccolino, devo ricominciare a scrivere ogni volta che mi faccio le maschere, le prime impressioni, perché sennò non ce ne vengo a capo. Erborario, shampoo protettivo per capelli colorati, ragazzi, con un campioncino si fa poco. Pure Detox, biocellulosa di Avif. Avif è sempre una garanzia per quanto riguarda poi la cellulosa, secondo me è uno dei migliori. Balea, questa qua in Anguria, ma era
acido ialuronico, ma non era, era tipo in gel, ecco, Juicy Melon, Juicy, sono quelle maschere tipo gel, non come Avif, però si assomiglia, ecco, non è in cotone, diciamo così, buonissima perché sa davvero tanto di anguria, fantastica. Questo shampoo della Davines Energizing Shampoo, Energizing, sì, scusate il mio inglese maccheronico, io vi consiglio Davines per quanto riguarda shampoo e balsamo, questo qua è una bomba, vi lascia il cuoio capelluto super fresco, deve contenere del mentolo, ma è buonissimissimissimissimo. Maschera della Sienna per riparazione per i capelli. Monodose ragazzi, ma compratele perché secondo me valgono super la pena. Maschera Red Ginseng, insomma, non è che esfolio. Buona, puzza un po' da cimice morta, però non lo so ragazze, ultimamente ho dei problemi a trovarmi bene con delle maschere. Naturally Good della Nivea, il tessuto ragazzi era mignon, peccato perché la profumazione è abbastanza buona, ben imbevuta diciamo. Mi aveva fatto una bella pelle idratata, però il tessuto mini mini mini. HNB, tè verde, buona. E idrogel, ecco, non mi veniva quella lì all'anguria, è in idrogel. Questa qua invece è sempre di balea al cocco. Queste ragazze sono buone, però quella all'anguria rimane più appiccicata. Questa è in due pezzi, mentre quella all'anguria è un pezzo solo. Se vi muovete, ragazza, è finita perché ve la trovate proprio sul pavimento. Quindi vi dovete sdraiare e non muovervi per niente al mondo. Ho finito degli assorbenti Tena Lights Long, questi salva slip. Ragazzi, io ve li straconsiglio perché li utilizzo prima del ciclo. Sono super sicura che non mi sporco se dovesse succedere, e anche l'ultimo giorno del ciclo sono fantastici. Nuvenia, questo qua sottile Good Night con Ali, flusso molto abbondante. Amo, 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 amo Nuvenia, veramente davvero ottimo marchio. Ci sono anche più spessi, però anche quelli lì, nonostante sono sottili, sono fantastici. Amaryllis Notte con Ali, io li ho amati davvero, li trovate da Tigotà, spesso sono in offerta, fantastici. Questi della COP, flusso intenso notte, non pensavo ragazze, ma mi sono piaciute da morire. Peccato che ho una COP distante, ma fantastici, assorbivano davvero bene, si attaccavano bene allo slip, si staccavano e non lasciavano la colla, però al tempo stesso si attaccavano, avevano un bel grip sullo slip. Non si muovevano e assorbivano davvero in una maniera fantastica, super promossi. Ho finito questa combo shampoo e balsamo della Ultra Dolce Garnier, latte di mandorla, nutriente, capelli disidratati, uso quotidiano. Ragazze, mi è piaciuto tantissimo, sia come profumazione sia come lavaggio, specialmente, ripeto, adesso in estate che si continua a lavare i capelli. La profumazione è fantastica, è proprio una coccola, forse un po' invernale come profumazione, perché proprio sa da mandorla, ma è buona, 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 dolcina da biscottino. Però ragazze, mi hanno lasciato i capelli davvero morbidi, puliti, mi sono trovata benissimo, fantastico, io amo Ultra Dolce e ve li consiglio. Ho finito la crema piedi, questa qui della linea. Non lo so, della linea non lo so, Made in Europe deve essere una marca di Dottor Organic se non sbaglio, qua dice Babusca, boh. Comunque l'avevo presa sulla campagna Privalia, buona, lasciava i capelli, sì, i capelli, buonanotte, i piedi morbidi, profumazione un po' di erbe, ma devo dire che comunque mi è piaciuta. Poi ho finito questo tonico purificante Viviverde Coop, pelli normali e miste. Ragazze, non pensavo mi piacesse. Non gli ho dato neanche un euro come resa, invece devo dire che mi è piaciuto. Molto rinfrescante, la profumazione non è il massimo, sa un po' da erbe, un po' così. Però ragazzi, non mi ha assolutamente bruciato, irritato né niente, l'ince fatto bene della linea naturale. Ne avevo comprato per sbaglio un secondo flacone, ma sono contenta di averlo comunque nelle scorte perché ragazzi mi è piaciuto. Quindi questo qua, se avete la pelle grassa, provatelo perché tra le altre proprio vi tira via il grasso della pelle. Cestino questo nail polish di H&M, peccato perché amo questa colorazione qua così di blu. Ma ha una vita e mezzo,
questo smalto qui. Tanto ve lo faccio vedere qua, ragazze, perché l'avevo talmente tanto diluito. Io compravo le goccine, guardate che meraviglia, io compravo le goccine apposta per diluirlo. L'avevo talmente tanto diluito che, ragazze, eccolo qua. Cioè, praticamente io me lo sono messa sulle unghie, l'ho lasciato asciugare anche con questo caldo, comunque a mezz'ora, nel senso che si camminavo, ma camminavo scalza, senza ciabatte né niente, e ragazzi, l'ho trovato spalmato dappertutto, l'ho trovato spalmato sui mobili, l'ho trovato spalmato ovunque, ovunque. Tra l'altro mi è preso il panico, perché figuriamoci, i mobili non sono neanche miei, ho detto, ecco, ho fatto il danno. E per fortuna è venuto via anche dai mobili, perché è talmente liquido che non si assorbe più, quindi purtroppo, ciao, devo cestinarlo. Ho finito la combo dell'Angelica a latte di cocco, eccola qui, bagno schiuma e crema. Ragazzi, chi di voi l'avesse provato, fatemi sapere, perché a me sono piaciuti, nel senso che anche la crema l'ho utilizzata adesso con il caldo, si assorbiva, non la sputavate fuori. Si assorbiva bene, idratava molto bene, però al tempo stesso non era per nulla pesante. Ovvio, quando c'erano 50 gradi all'ombra, ragazze, cioè, sfido chiunque a tenere qualsiasi crema, anche la più leggera. Però devo dire che mi è piaciuta tanto, molto leggera, quindi adatta anche per l'estate, assolutamente. Nonostante io pensavo fosse un po' corposina, perché mi lasciava un po' di scia bianca, in verità fantastica. Anche la profumazione è buona. Il bagno schiuma mi è piaciuto tanto, un po' liquidino, bello lattiginoso, cremoso, però un po' liquidino al tempo stesso. Cioè, faceva una bella crema sul corpo, lavava molto bene. Però, ragazze, dovevate stare attente, perché secondo me ne usciva un po' troppo. Fatemi sapere se secondo voi è stata cocco. È questo l'unico mio dubbio che io ho. L'unico dubbio che io abbia. Secondo me è un cocco, ma è un cocco, non ho capito se magari il mio era un cocco andato male, perché ce l'avevo nelle scorte, magari qualcuno l'aveva aperto e era partito il pao, però 12 mesi mi pare strano. Non lo so, cocco, ma secondo me c'era dell'altro, comunque buono, voglio provare quello al latte di asina o avena. Poi ho finito il doposole della Biolist Nature all'aloe vera. Buonissimo, ragazze, crema dopo sole, idratante, lenitivo. Allora, non è adatto agli uomini, perché questo l'ho portato in ferie con il mio compagno, a lui lasciava tanto unto, quindi chi non ha la pelle molto secca non ve la consiglio, perché rinfrescante sì, però forse troppo idratante per chi ha una pelle normale. Nonostante il sole, ragazze, lui si metteva sotto l'ombrellone ed è diventato magrebbe, io lo chiamo, nel senso, in maniera bonaria, vero? È diventato scurissimo, scurissimo, stando sotto all'ombrellone. Io, acceleratore, pastiglie, crema solare, di tutto e di più, e cadaverino sono rimasta. Devo dire la verità che ero partita che ero gialla come questa maglia e sono stata un po', dai, un po' abbronzata, almeno mi sono tirata via il giallone che avevo. Lui si metteva questa crema qua e mi diceva che la sudava, gli lasciava troppo unta la pelle. Io invece sì, la sentivo comunque sul corpo, a differenza di questa qua, che vi dico la verità, l'ho utilizzata come dopo sole tornata a Verona. A differenza di questa qui, questa è molto più pesante, effettivamente la sentivo anch'io un po' sul corpo, lasciava un po' di unticcio. Però ragazze, è fantastica come dopo sole, perché vi leniva veramente la pelle. Ecco, io quando ho finito questa qua, ho utilizzato questa qua più volte al giorno come dopo sole, mi sono trovata lo stesso bene. Ragazze, io vi consiglio un dopo sole se siete al mare, se siete là, un prodotto specifico, però non lo so, a mio avviso forse come mantenimento non occorre fare tanta scorta di dopo sole, perché se vi comprate una crema corpo valida, secondo me fa la stessa roba, ecco. Per carità, l'Inci magari indubbiamente è diverso, però... Sì, succo di cocco, vabbè, questo purtroppo non trita nulla a me, me ne sono accorta adesso. Però ecco, questo è il mio pensiero. Poi ho terminato carta igienica della Fria, sapete che io amo questa carta igienica qui. Le salviette ciao, da tenere in borsa senza arte né parte. E le salviette struccanti all'acqua micellare della Fria. Ragazze, queste struccano veramente. Morbidissimo il tessuto, ben imbevuto. Struccano veramente, non bruciano,
acqua di rosa, estratto di camomilla, e ragazze potete anche piegare il fazzoletto, la salvietta, e struccarle anche nell'altro lato, quindi con uno io mi struccavo tranquillamente, e adesso ho solo una riga di eyeliner, un po' di mascara, via, non ne cabe tante cose, però con uno mi struccavo bene. Poi ho terminato alcune cose, ragazze, ne vorrei tenere per ultime per parlarvi un po' di più poi alla fine. Sapone, non sapone, questo qua sensitive, diciamo, per tutti i tipi di pelle, senza profumi e coloranti, della Sien. L'ho utilizzato come sapone mani, ragazze, non mi è dispiaciuto per niente, lavava abbastanza bene le mani. Ho notato che secondo me forse seccava un po', però è anche vero che ho avuto un periodo dove avevo le mani un po' più secche del solito, come le labbra, forse anche il caldo, il sole. Carta igienica Sofis, questa qua ragazzi io la prendo da Amazon, su Amazon ho fatto la scorta, costa poco ed è una bomba, buonissima, 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 buonissima. Quindi se non sapete cosa infilare nel carrello Amazon e volete raggiungere le spese di spedizione gratuite, fate scorta di questa qua perché è fantastica e si getta nel WC. Ho finito il gel detergenza per la faccia, pelli normali miste, pur alga di Yves Rocher. Buono anche questo qua, devo dire, lasciava la pelle abbastanza fresca. La profumazione di Yves Rocher non riesco a capirla perché secondo me sono tutte uguali. Però buona, assolutamente buona, mi è piaciuto tanto, era un gel fresco, puliva abbastanza bene, ragazze, molto adatto secondo me all'estate, sapete quei gel così leggeri, freschi, quando vi lavate la faccia 2-3 volte al giorno, buono. Passione unghie, ho finito, chi era questo qua? Nail prep, cioè il... quel siero, chiamiamolo così, che poi non è un siero, per disidratare l'unghia, per preparare l'unghia poi agli altri step, quindi al primer, eccetera, eccetera. Io uso Passione Unghie e mi trovo benissimo. Poi ragazzi, ho terminato purtroppo a malincuore Tesori d'Oriente Thalassotherapy, acque delle Fiji e alghe marine. È uno dei miei profumi preferiti per quanto riguarda Tesori d'Oriente, buonissimo. Ragazzi, è fantastico, cioè se vi piace il mare, questo fa per voi. L'ho utilizzato al mare, l'ho portato proprio via. Ragazzi, è unisex perché due, massimo tre spruzzate, lo utilizzava anche il mio compagno. Di più si sentiva che era un po' più magari forte, femminile. Però tre spruzzate sull'uomo, ragazze, è buonissimo. Io me ne sono innamorata anche addosso del mio compagno, fantastico. Poi vabbè, al mare, secondo me mare con mare è proprio il top. Io lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Umbretta mi aveva mandato anche l'acqua profumata per il corpo, adesso ce l'ho nelle scorte, ma non vorrei utilizzarla, me l'aveva mandata anche al tè verde, ce l'ho ferme lì, dovrò utilizzarla prima o poi, ma ragazzi io amo questa profumazione qua, quindi la tengo come una reliquia, veramente buonissima. Un bouquet raffinato, fresco e vibrante che racchiude in sé l'atmosfera senza tempo del paradiso delle isole Fiji. In testa echi di limone e bergamotto svaniscono per rivelare un cuore di sale, assolutamente sì, e alghe marine, con un sorprendente fondo che sa di legno e di cedro, di muschio, dona una sensazione di fresco benessere. È vero ragazzi, è molto fresco, quindi per l'estate ragazzi io ve lo consiglio, tipo magari maggio-giugno, così, e magari quando c'è tanto, 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 tanto caldo, optate per l'acqua profumata, assolutamente, perché dovrebbe contenere, se non sbaglio, anche l'alcol, l'acqua profumata, però credo in percentuale meno. Questa qua invece è il primo posto, quindi non so come siete abituate voi, però io... tendo poi col caldone a non utilizzare tantissimo profumi se non alla sera. Ma ragazze, amore, 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 amore. Ho finito di Erbolario questo fresco sollievo spray 3 in 1, idrata, profuma, rinfresca con olio di neem, acqua distillata di menta, piperita e tea tree oil, ideale per le sere d'estate. Ragazze, io l'ho amato, non c'è sempre, arriva solo nel periodo estivo. Quindi se vi piace poi anche voi dovete far scorta. Lascia la pelle morbida perché contiene questo olietto. Va shakerato alla grande, però ragazze è buonissimo. Si sente il tea tree, ma si sente anche la citronella, secondo me, la menta. Comunque vi lascia il corpo davvero fresco. Vi fa anche un po' da repellente per le zanzare. Ovvio, non vi dà la protezione da repellente al 100%. Però qualcosa fa, ragazze, a me è piaciuto davvero tanto. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Mi aveva detto la commessa che esisteva solo nel periodo estivo. Ho finito la combo, purtroppo, ambra liquida di Erbolario. Questa ovviamente l'avevo iniziata in inverno, però poi l'ho terminata
nei weekend. Me l'aveva regalata il mio compagno a San Valentino. Questa aveva micro gel, bagno gel con microsfera e la vitamina E. Ragazze, ma che cosa non è? Mamma mia, che bontà. E la crema poi, fascia bianca come un po' tutte le creme di Erbolario. Ma ragazze, cioè, se vi piace l'ambra dovete andarla ad annusare. Buonissima, sa da incenso, sa da orientale, per l'inverno è fantastica, ho anche il profumo, ma vi dico la verità che le creme di Erbolario già fanno da profumo, sono buonissime. E poi ragazzi, ho finito Love Yourself Cosmetics, appunto è la mia estetista che lei ha creato una sua linea, creme viso eccetera eccetera e anche i solari. Ragazze, questo spray corpo solare protezione 50, buonissimo. Non mi ha fatto scottare, io non sono amante delle creme solari purtroppo, io e il mio compagno, profumazione buonissima. L'ho utilizzata anche sul viso, infatti gli avevo detto ti prego dammi qualcosa che però non mi faccia né ungere né venire fuori brufoli. Infatti per la prima volta così è stato, perché di solito a me le creme solari mi fanno venire fuori dei brufoli terribili. Perché magari ho la pelle misto grassa, ragazze, faccio fatica. Questo infatti niente, non mi faceva sudare, non mi faceva ungere, non mi ha creato punti neri né brufoli, sono stata contentissima. E vi dico la verità, ragazze, se non avessi avuto questa sarei andata al pronto soccorso, perché io purtroppo, sbagliatissimo, assolutamente lo so, soffro di bruciature sempre da quando ero bambina, specialmente sulle spalle e sui fianchi. Ragazze, io sono una di quelle che si mette la crema appena arriva in spiaggia e dopo chi si è visto si è visto. Quando comincio a sentire che mi sto scottando dappertutto, che sto andando a fuoco, allora me la rimetto una seconda volta e poi basta. Quindi la metto due volte in tutta la giornata e sono una di quelle che sta al sole dalle 8 della mattina fino alle 8 di sera. Quindi comportamento sbagliatissimo, ciao, lo so ragazze, purtroppo lo so. Devo cambiare testa. Se non avessi avuto questa, secondo me sarei andata in ospedale, quindi fantastico, gliel'ho detto, perché ero a Catania, il sole di Catania è stato fortissimo nonostante era giugno, quindi ci ha salvato questa crema qua, perché sì, ci siamo arrossati ma non c'è venuto fuori né eritema, non ci siamo spellati mai, nonostante eravamo bruciati in alcune parti del corpo, io di più rispetto al mio compagno. Questa ci ha salvato la vita. Lo spray fluido solare, un'emulsione fresca, effetto latte, a rapido assorbimento, garantisce protezione SPF 50, nutrimento grazie al prezioso contenuto di fitoestratti emollienti, lenitivi come aloe vera bio, estratto di calendula, vitamina E, per pelli molto chiare che si scottano facilmente, per chi ama la consistenza ultra leggera e non appiccicosa, con effetto invisibile, formula water resistant con intensificatore di abbronzatura tirosina. Secondo me anche questa ci ha aiutato a non scottarci, buonissima. Ragazzi, la trovate online, Love Yourself Cosmetics, di Jennifer Donini. La trovate sia su Facebook sia su Instagram, andate a cercarla, perché ripeto, io adesso mi sono ordinata una box per Natale. Lei fa anche poi il siero, tutte quelle cose lì, e ne vale la pena, anche perché a parte lei ha una pelle particolare, ha una pelle molto allergica, appunto particolare in questo senso. Ragazze, fa dei prodotti buoni, cioè lei mi ha detto che è proprio anche lei è fissata come me con l'Inci, ed è la stessa ragazza che mi fa Coco Cera. Quindi ecco, fatemi sapere se volete che magari ve la faccio conoscere e vi rifaccio vedere il solare, anche perché spedisce in tempo record, quindi se ne avete bisogno ordinatelo. Bene ragazze, fatemi sapere se avete provato qualcosa. Mamma mia, se conoscete Ambra Liquida, cioè per me adesso è un po' tema buttarla via veramente. Se conoscete Ambra Liquida di Erbolario e se avete dei prodottini da consigliarmi, vi mando un bacio grande.